Carissimi amici della Economia, buona domenica. Oggi rasatura a casaccio perché non ho avuto, ho avuto una domenica molto, è un stato molto impegnativo, una domenica iniziata molto presto con alcune cose da sbrigare e quindi così improvvisiamo e ho preso le prime cose che mi sono capitate sotto mano, insomma che avevo sotto mano e volevo riutilizzare. Siccome si parla di single edge molto spesso in questo periodo, questo Occam Razor che ho acquistato un anno fa, 6 mesi fa, acciaio, era in offerta, ed è penso ancora in offerta, single edge, eccolo qua. Andiamo più dal sodo. Chiamiamo con anche cosa, con l'AME Kai Captain. La mattina presto è veramente difficile connettere e qui come si arma? Si va proprio ad infilare, a bloccare la lama all'interno, vedete, di questa fessura. Qui, ecco qua. Si va proprio a fare questo tipo di lavoro. La lama a un certo punto si blocca automaticamente. Adesso bisogna un attimo farlo con una certa attenzione e eccolo qua. Balla. Invece no, perché l'ingegneria di questo rasoio poi permette una rasatura con lama stabile e un'esposizione media in questo caso. Beh, media, medio alta, eh. Poi, a casaccio, cioè io ho preso il raso bianca, vecchio modello ovviamente, un bel po' che non la uso, e il pennello, vabbè, diamo una sciacquata, perché è un sintetico, quindi basta una sciacquata con acqua calda, ma non bollente. Il nostro pennello, ormai storico, degli amici della fotonomia, sintetico, eccolo qua. Diese Cosmetic, amici della bronzata mia. Setola sintetica molto morbida. E niente, cosa facciamo? Sciocchiamo il viso. La barba è 2 giorni e mezzo. E va bene così. Allora, andiamo a prelevare direttamente dalla confezione la Prodotto Bianca. Prodotto Bianca che dovrebbe essere, se non erro, quella più protettiva per pelli sensibili. Ovviamente il cane mi fa notare che mi sveglia tutta la casa, mi viene un attimo un po' di pazienza perché se no mi chiamano le forze dell'ordine. Scuso, adesso dovrebbe calmarsi. Purtroppo dalla finestra si vede il passaggio degli altri cani, quindi lui si inalbera e d'altronde adesso ho chiuso la porta e spero che si calmi. Non vede più gli altri cani. Eccolo qua che si sta calmando. Allora, mi scuso per questo fuori programma, veramente imprevisto. Mia moglie è partita per un convegno che oggi è lavorativo e quindi stamattina adesso non mi piace di fare, quindi di buona mattina e quindi io sono solo stamattina. Se no avrei chiaramente fatto lasciare lei. Montaggio. E questo diciamo che è un po' il bello del
di quando uno fa le cose improvvisate, no? Allora, beh, l'abbinamento è molto performante, un po' d'acqua, brodato bianca, pennello sintetico, amici della parola mia, dietro cosmetic. Monta molto bene. Io trovo questo setolo veramente eccezionale, che tra l'altro ovviamente la DS fa anche per altri pennelli, non è che solo per il nostro. Però io non volevo più liquido, però questo montaggio. Aggiungo un po' d'acqua. Eccoci qua. Occa Malezzara. Single edge. Allora, la lama è chiaro che non è stabilizzata al massimo, però in realtà una volta sulla pelle non crea problemi. Si sente, no? Lama della Kai Captain chirurgica, si può togliere e ritrapiantare un fegato, non sarà mai qua perché ha un taglio, a parte gli scherzi, che è allucinante. Cattivello, questo Occam. È anche un po' inquietante, però effettivamente voi che siete tutti dei filosofi, conoscete sicuramente meglio di me la teoria del rasoio di Occam. Io non sono un filosofo. Eccolo lì, Italia, guardate qua. E ho sbagliato io qua, perché non ho calcolato la lunghezza della lama. E mattina presto, il red point è scappato. Ho fatto un taglio unico, però qua c'era la piega, e quindi un taglietto ci sta. Chi causa del suo mal, pianga nel cuoretto. Allora, sciacquiamo. Comunque, al netto del red point, ho portato via tutto. E quindi serve un pelo obliquo e un contropelo insieme, perché veramente non c'è più niente. Il rasoio di Occam ha veramente fatto piazza pulita.
secondo montaggio ancora più piacevole. Guardate che bella che bella consistenza. Allora, ogni obliquo, andiamo sul red point. Fregandocene allegramente, considerate che io sanguino un po' di più del degli altri, perché io per curare un'emicrania con aura prendo un farmaco che ha anche effetti fluidificanti, quindi tendo a avere un sanguinamento leggermente più abbondante. Ma niente di che. Contropelino. Ok. Sto mappando un po' il viso. Allora, qui c'è ancora qualcosina, ma veramente ha portato via tutto. Vedete qua, un punticino ma sanguina. E vabbè. Ripeto, errore mio. Facciamo, visto che siamo solo 12 minuti, un contropelo, ma vedete, facciamo uno scrub perché non c'è più niente. Allora, poi mettiamo la stringente a questo punto. Passate lunghe, ben distese. Ecco qua. Rifiniamo le basette. Proprio così andiamo proprio di fino. Eccoci qua. Allora, cerchiamo un video con acqua fredda. Asciughiamo, vediamo un po' i danni, e poi con il red point, però mi sanguina un po' di più questo qua.
fra un minuto ed è finita. Allora, Witch Hazel, alcuni mi hanno detto che fa abbastanza, non voglio usare una parola offensiva verso questa marca, ma insomma che l'odore non è proprio il massimo, però effettivamente è vero, e non è che sia gradevole, però se stringe, stringe. Questo non deve essere gradevole, questo deve stringere i pori. Chissà che lo faccia, veramente. Ecco qua. Lasciamo che agisca. Po' d'aria. Allora, devo barba. E ringrazio Luca Esposito che me l'ha regalato. Il malizia vetivè, qui siamo proprio sul malizia, di cui tra l'altro io utilizzo da anni il deodorante, quindi pensate un po'. Non si trova da nessuna parte, l'ha trovato Luca Esposito, che lui trova, è proprio un segugio quando c'è da trovare prodotti. Ma. Proviamolo. Sprasciamo di brutto. Allora, è tradizionale. Chiaramente non è del livello di certi vetivè che abbiamo usato anche in passato, però non è male, mi piace. Vero tradizionale, vero crudo. Malizia vetivè. Devo barba. Bene, io vi saluto. Spero di non avervi annoiato con questa rasatura a casaccio, improvvisata, perché mi sono trovato nell'impossibilità di preparare, insomma, di pensarla, abbiamo usato un po' di prodotti, insomma. Bene così. Io vi ringrazio, vi saluto, abbiamo fatto 2500 iscritti al canale di YouTube, e quindi grazie a tutti. La chat di Telegram, nonostante la mia assenza, purtroppo per motivi lavorativi, prosegue sempre con discussioni interessanti. Cosa vogliamo di più nella vita? Niente. Il Red Point si sta cicatrizzando e quindi siamo a posto. Il cane non abbaia, quindi. E grazie, grazie di tutto e buona domenica a tutti e buona barba a tutti.